Nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Bentornati in casa Redfield e siamo qui con la nostra Rebecca che sta per affrontare il suo primo giorno di lavoro, ragazzi, siamo in ospedale, quindi deve prelevare un campione da un paziente con un tampone, salutare tre pazienti e esaminare gli occhi di un paziente. Io mi auguro, ragazzi, che, eh, come dico anche per la clepto, la carriera non sia più buggata, perché altrimenti addio addio. Arriveremo a un certo punto che, ciao. Quindi saluta tre pazienti, vieni qua cara, mm, amichevole, fai una presentazione garbata, che tu sei garbata. Per l'appunto, allora Youssef Fatemi vedere Youssef oh, che carino Youssef Questo potresti farlo conoscere a tua sorella Che è lei insomma Allora dunque Salve Sono la sua, che sei tesoro? Sono la sua inserviente, mi occuperà di lei Bene, ci fa tanto piacere Quindi vieni qua, esamina il paziente Esamina gli occhi Noi li salutiamo i pazienti A prescindere, vai ma non devi chiacchierare tesoro. Oh mio dio, raffreddore, cara. E notare le chiazze, eh, non sta messa bene. Tesoro. Vedi di non ammalarti. Ti prego. Allora, esaminiamo sti occhi su, la vedo male, ragazzi. La vedo male. L'idea di svolgere una carriera attiva, ragazzi. Mi piace. Sì, uh, Yussef, allora, ragazzi, quando è così, è una rottura di pere. Allora, fermati, vai qui. Fai una presentazione garbata. Ecco, Mirko inizia a lavorare fra un'ora, perfetto. E poi esamina gli occhi. Tu cara, tu lavora da casa, cosa devi fare? Sale di livello in scrittura e sale di livello in videogioco, va bene, che bello, è una gioia. Allora, senti, possiamo... Sì, chi se ne frega di te, Youssef, ci stai facendo perdere un botto di tempo. Esaminiamo gli occhi di sta poveretta. Oh. Allora, apra bene gli occhi, mi raccomando. E li chiude. Tesoro, non ha capito. Direi che non ha capito le tue istruzioni. Sta bene? No, tesoro, se stava bene non stava qua. Mm, quindi no. Allora, dunque, vediamo un po'. La bicca ha seguito con successo un esame su un paziente. I risultati sembrano validi, ma i dati specifici l'hanno un po' confusa e verranno passati a un medico per la diagnosi. Se non altro è stata un'esperienza di apprendimento positiva, meno male. Poi misura la temperatura di un paziente. Oh, dai, siamo qua. Quindi misuriamo la sua temperatura e poi preleviamo anche un campione, ragazzi, perché. Uh, sì, preleviamo un campione con un tampone. Si accettano scommesse, Gil, rompe. Eh, sì, Gil, buonanotte. Rebecca, tanto la chiamerò sempre Gil, ragazzi, perché sono identiche. Rebecca romperà il campione? No, brava tesoro. Quindi trasferisci il caso del paziente. Analizza il campione del paziente. Allora, possiamo trasferirlo a te, caro? No, al dottore dobbiamo trasferirlo. Quindi, cerchiamo il medico. L'ospedale, ragazzi, è di una tristezza. Um, proprio, io vorrei cambiarlo. Ma è presentazione garbata, va? Quindi consigliatemi voi, perché io lo vorrei cambiare, ecco. Mm, è bruttino. Ma proprio bruttino. E so che esiste un trucco. Per poterlo cambiare. Quindi magari. Consigliatemi, ecco. Salve! Sono la nuova inserviente. Bene, ci fa piacere, tesoro. Che è qua? Ma non devi raccontargli una storia! Madonna mia, a proposito di realizzato. Migliora un'abilità. Ok, vai. Analizza prima il campione del paziente. Va perché tanto con questo vedo che um, loda l'etica professionale. Sì, come no? L'hai appena conosciuto. Come fai a lodare l'etica professionale, ragazzi? Ah, allora, dovremmo passargli il caso, ma non vedo questa possibilità. C'ho per il collega adatto. Ok, quindi bisogna cercare il collega. Tesoro, mi raccomando, impegnati. Perché a lui non credo possiamo trasferirlo. Non credo proprio. Sapevo si potesse trasferire solo al medico, ragazzi, ma a quanto pare... O non l'ho visto perché sono mezza cieca, eh, nel senso... O c'è qualcun altro. Chi è qui? Giulia Ricci e... Alexia! No, fermi tutti, fermi! Ammetti il paziente, ma, ma, ma ragazzi, ma... Ma povera! Falla accomodare subito! Ti credo che ha disagio, povera, ma... Tesoro, vieni! Vieni che... Ovviamente sto cugina, ragazzi, voglio dire. Vieni che la cuginonna si occupa di te, bene, ok, su. Eh, la, lasciala stare qua. Poi dopo, sì, l'epifania. Va bene, ragazzi. Abbiamo capito. Io volevo passare il caso. Per favore. Allora, aspettiamo un attimo. Perché, ragazzi, io. Io non lo vedo. Cioè, c'è tutto tranne quello, ragazzi. Io non lo vedo proprio. Quindi, no, non si può. No, e non penso ovviamente neanche a lui perché che, che gliene frega a lui. Neanche a lui, neanche a lui, ragazzi, a chi lo possiamo passare in sto caso? A nessuno l'abbiamo fatta una presentazione, ma vabbè, proviamo a fare una presentazione amichevole. Fermi tutti, chi è qua? Michela Rizzo, ok, tesoro amichevole. Fai una presentazione amichevole, prova? Ma questa non dovrebbe essere Tipo una star, questa amica Larizzo, ragazzi? Pure Ivi Delgato, che è adulta. Vai a fare una presentazione amichevole, oh, amichevole deve essere la presentazione. Meno male, dai, non si preoccupi, non la lasceremo fuori al freddo. Beh, questa è una cosa che mi consola. Sei un ospedale, tesoro mio. Basta, presentati su. Sei stanca tesoro, lo ben so, ma muoviti. Ok, a lui non possiamo trasferire il caso purtroppo, a meno che fermi un attimo. Perché? Comunque ci sono altri due letti disponibili, quindi ammettiamo la paziente che sta aspettando qua da tipo mezz'ora e poi faremo una presentazione amichevole anche con lei. Eh lo so tesoro, servirebbe un buon caffè ma buona, mi fa schifo però dettagli, vai. Ci prenderemo cura di lei signorina, non si preoccupi, ecco questo ci consola. Sì, sa, sto malissimo. Costanello, sto brilloco qua, vabbè. Um, ho letto molti libri sui miei sintomi, ma guardi, non vado a cercarsi sintomi altrove. A volte non è proprio una buona idea, capisce? Sì, ma ti sei presentata tesoro. Perché non ci ha dato la presentazione, ragazzi? Senti, vai qua e presentati con una persona. Vai. Presentati con questo bimbo. Vai, fai la presentazione amichevole. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Il caso non riusciamo a trasferirlo, Ah. Oh. si sì, basta. Non devi farci una chiacchierata. Allora, prendiamo un campione da un paziente con un tampone. Perfetto, direi che è il caso di occuparci della tua cuginetta. Quindi, tra oh, trasferisci il caso del paziente. Ragazzi, mamma mia, non mi ricordo mai una ceppa. Io è da qua. Io pensavo si dovesse cliccare sul medico. Buonanotte. Quindi trasferiamo il caso. A lui, però mi ricordavo ragazzi che all'epoca, cioè almeno all'inizio, dovevo cliccare sul, um, sul Sul medico direttamente. Boh, forse sbaglio io. Fatemi sapere, ragazzi, se questa cosa vi risulta o meno, perché io mi ricordo che la simmina doveva cliccare sul medico per trasferire il caso. Eccola là, ovviamente. E come è che non lo sa. So. Eh certo, preleva un campione, ti prego. E poi misura la temperatura. Oh, come va? Esamina le orecchie, quindi esaminiamo anche quelle. No, eh, esamina il paziente. Le orecchie, vai. Ma la mamma lo sa che sei qua, tesoro, giusto per sapere. E poi trasferisci il caso del paziente. Sempre a lui, ovvio Il medico è lui, ragazzi eh, lo, Passiamo a lui C'è un lettino da sistemare, quindi vai, sistema Poi vieni qua e Discuterai lo stato della salute generale È un lavoro impegnativo il tuo tesoro Vai, vai Distrutta, ragazzi Al suo primo giorno, già distrutta Poi analizziamo il campione e poi ci eserciteremo nell'analisi biochimica Vai tesoro puoi farcela Io so che puoi E dicevo è bello comunque ragazzi Avere un lavoro attivo Anche con lei Con lei magari non verrò molto spesso Ragazzi giocherò Cercherò di giocare un po' io off camera Perché comunque la nostra erede è lei Allora tu puoi intanto sviluppare L'abilità di un pero Tra quella che ti interessa di un pero Vabbè e poi esercitati dai. Esercitati. Che male non fa. Terminerà fra un'ora. Ok, puoi farcela, tesoro. Oh. Basta. Dare medicina a un paziente. Ma uh, a lei possiamo darla una medicina? A lei forse sì. Vediamo un po'. Cura il paziente dalla vaccinazione per l'influenza da lama. Quindi lei sì. Però vorre vorrebbero proprio le medicine, mi sa. Quindi, ecco. Prescriviamo i farmaci. Vai. Oh, che carine. Fra cugine, si prendono cura l'una dell'altra. Cioè, in questo caso è lei che prende si prende cura della piccolina, però. Non è meraviglioso tesoro che puoi anche curare, eh? La tua famiglia è meraviglioso, no? Consegna il cibo dai. Se ce la fai, eh, perché tra poco, ragazzi, sverrà sicuro. Questa sta col plumbo girato. Però dopo aver visto il pasto, sta meglio. Non lo so, sta sbobba qua, ragazzi, al posto suo, vabbè. E chiacchiera un po' con lei, dai chiacchiera Lo so, non è proprio il cibo migliore Ma chi sa contenta gode Va bene, ok tesoro, abbiamo capito Che dire magari che lavoro fa Oh ragazzi, oggi Rebecca ha svolto un lavoro fantastico Nel suo futuro ci saranno sicuramente promozioni alla salute della comunità 240 Simoleon Quindi direi che ora passiamo da Sherry per vedere cosa sta combinando la nostra erede, allora, ragazzi, a casa la nostra sta davanti al computer che era di sua madre, a pagare 11.000 e basta. Si di bollette, ragazzi, non lo so. Quindi, esercitati a scrivere, tesoro, perché assolutamente sì. E poi dovrei anche salire di livello in videogioco. Quindi, oh qui abilità di scrittura, che bello, evviva, Schiava sondaggista, e eh, vai, ci fa proprio tanto piacere perché, sì, ragazzi. In questo momento la nostra No deve darsi da fare, poi potreste anche ecco giocare. Però prima mi raccomando, sali di livello di scrittura. Oddio, denaro sporco, fermi tutti. Mentre esamina alcuni dei soliti rapporti spese, Mirko si accorge che alcune righe non sembrano corrispondere. Attraverso ulteriori indagini, scopre che somme ingenti di denaro vengono dirottate verso alcuni conti segreti della dirigenza. Oh, Mirko non si è ancora fatto un nome nell'azienda, ma questo sembra il genere di operazione che dovrebbe segnalare l'autorità, giusto? Allora, Mirko guadagnerà fama e reputazione. Ma perderà il proprio lavoro Oppure perde i documenti La vita di Mirko continuerà immutata Allora dunque uh, Vi dico la verità uh, Forse per me lui consegnerebbe tutto Perché io Mirko lo vedo un bravo ragazzo Quindi uh, anche se Dovesse perdere il lavoro Lo perderebbe, cercherebbe qualcos'altro e pazienza Però non voglio la fame E la reputazione per lui sinceramente Non, uh, non la voglio Quindi sono costretta a uh, fare Perdi i documenti a questo punto anche se va un po' contro la natura, diciamo, del sim, quindi, la nostra è svenuta, ragazzi, perché stava veramente a pezzi. Ora la faccio riprendere un pochino. E poi um, si sveglierà di nuovo. Tesoro, chi ti chiama? Ho saputo che siete fidanzati ufficialmente. E con la sono così felice per te, Mirko. Certo certo, certo, cara. Lo sappiamo che sei felice. Di questo Mirko. Se si fidanzasse Sherry, con l'altro non saresti così felice. Quindi, tesoro, dai, eh, muoviamoci. Perché sì, poi anche tu devi andare in bagno. Insomma, ti devi dare una sistemata. Eccola eh, là, là. Pattuglia planetaria. La politica della pattuglia planetaria è di fermare e ispezionare ogni essere sospetto umanoide o alieno che sia Dylan è impegnato nella sua pattuglia notturna quando incontra un gruppo di Glorzak adolescenti che si fanno un giro il manuale dice che dovrebbe perquisire le loro tasche ma non stanno facendo nulla di male cosa deve fare perquisisce e li lascia andare ora io lo vedo molto uh, Dylan secondo me li perquisisce ragazzi perché se il manuale dice che deve perquisirli lui lo fa Aumento del rendimento piccolo, una ragazza aveva una lama laser in tasca, e chi è in Jedi? Le voci secondo le quali Glordark stavano accumulando armi erano vere, dunque, forse la pattuglia planetaria riuscirà a trovare e arrestare il loro fornitore. Bene, caro, bravo, hai fatto il tuo dovere. Uh, distrarsi e disastri. <coughs> Scusate ragazze, allora, lui è tornato. Mi rendo conto che non sarà proprio felicissimo perché è andato diciamo un po contro a, mh, alla sua morale ecco questo sì alcuni di questo mi dispiace uh, allora dormi no tu dormi qua scusami fatti un riposino tesoro perché ne hai ser seriamente bisogno allora fermi, qualcuno ti stava chiamando. No, abbiamo fatto il livello in scrittura, quindi gioca un po' con i videogiochi. Uh, quanto hai in videogioco, però? Vabbè, dai, livello 1, ragazzi, dovrebbe far presto. <ride> Lui sta facendo la doccia, cara, tu sei risuscitata un pochino perché devi andare in bagno. Quindi usa e fatti una doccia. Mi avete detto, ragazzi, che secondo voi Dylan non si farà un una vita, si rifarà una vita tanto presto. E devo dire che sono d'accordo con voi, nel senso che Dylan. Ehm, Anch'io non lo vedo in questo momento disposto. Ecco, missione nello spazio non iniziato. Come missione nello spazio? Raggiunge il livello della abilità di messilistica 2, raggiunge il livello alto di forma fisica. Allora, fermi tutti, fatemi vedere come sta messo. Allora. Perché la missilistica proprio a livello 2 stai qua, caro mio, quindi ok. Il uh, forma fisica un buon 62%. Quindi volendo, forse in questo episodio ce la puoi anche fare, ma non riesco a capire questo. Missione nello spazio. Ma che è la missione nello spazio? Non ho mai fatto questa carriera ragazzi, che si vede? Direi di sì, ok. Vai a farti un riposino. Vai, caro. Chi è che chiama? Fermi. E io ho saputo l'amicizia con Pari, è piuttosto in gamba. Ok, va bene, fermi. Chi è? Michela d'Angelo vorrebbe venire da te per passare il tempo insieme, va bene. Sì, certo che devi venire, assolutamente sì. E sarà proprio lei a farti entrare. È incacchiata? Uh, ragazzi, temo di sapere perché è incacchiata. Temo proprio di saperlo, quindi vieni quanzi. Basta, tu vai in bagno un secondo perché devi andare in bagno assolutamente. E poi le direi di entrare. Ma io temo già. Eh, temo di sapere perché la ragazza è così arrabbiata. Perché vi ricordo... Forma un gruppo con Michela che Michela ha una coppia per Mirko. Non il nostro Mirko che sta qui, ma il Mirko di Sherry. Ecco per capirci. Mirko 2. E diciamo che secondo me vede. Cioè, lei lo vede comunque come Sherry sta trattando Mirko. E poiché è innamorata di lui, comunque le brucia. Quindi va in bagno perché ci, qua, qua c'è qualcuno che ti vuole affrontare. Senti, ti devo parlare allora. Ma addirittura hai i panni, ti stai occupando, tesoro Brava, che brava che sei Allora, no, continua, tesoro, guarda, fai un pisolino Perché Tu, cara, quale proposito avevi? Mamma, ragazzi, non mi ricordo niente Ti dice avere una promozione, hai sei giorni di tempo, eh Dai Puoi farcela Se sti cosi puzzano da far schifo Lei verrà qua L'ha vista, secondo me, che ha uno sguardo un po', no? E la abbraccerà. Vai ad abbracciarla, tesoro. Questo è il lurido. Mamma mia, che schifo. Via. Secondo me un po' se lo immagina. Ma che so, Stipani? Fermi. Mamma mia, ragazzi. Uno schifo, sta casa. Allora, ciao, Michela. Qual buon vento? Eh? Fai una conversazione con lei allora? Scusami, ma sei impegnata con il lavoro? Sei passata per dirmi qualcosa? Me l'hai portato il CD dell'ultimo. dell'ultimo pezzo? Sai quello su cui stiamo lavorando per la coreografia? Senti, guarda, so perfettamente che per te Mirko è ancora il bambinetto che se la faceva sotto quando andavamo a scuola. Ma non è così! Ma di cosa stai parlando, scusami? Non riesco a capire. Eh, cara, di cosa parli? Sei perfetto. Boom, la portata in faccia. Olee. Nemesisina collabora. Ti prego, ti vedo sul piede di guerra. Cosa farai? Gli chiederai di venire a vivere qui soltanto per avere il tuo giocattolo personale, vero? Eh? È questo che farai? Oddio, dai, ci divertiamo con Mirko, non vedo qual è il tuo problema. Eh? Ti piace, no? Chiedigli di. Proponi di andare a una partita di, di baseball insieme. Sappiamo entrambi che eh, a lui piace il baseball. Eh, se sei insicura. È un tuo problema, sei tu che devi far cambiare la musica, capisci? Non posso essere io a preoccuparmene. Io mi diverto, mica siete fidanzati, del resto no? È quello che sta dicendo lei, farà una conversazione profonda. E lei dice, Sherry, lo sai che è innamorato di te da sempre, devi smetterla di giocare con i suoi sentimenti, capisci? La vita non è un videogioco. Oh, ti prego, sono una stella, posso fare quello che voglio. Sì, certo, come no, sei una stella. Sì, sì. Non ti importa niente di lui, ma una volta che gli avessi cucinato qualcosa, lo tratti peggio di un sacco dell'immondizia. Beh, se lui si fa bidonare, non è certo colpa mia. Non obbligo nessuno a farsi trattare come un sacco dell'immondizia. E lei ovviamente, ragazzi, ecco. Eh, non, non la prende bene. Si alza e se ne va. Mi dice che tanto tu non riesce a capire. Sei dei coccio, vabbè. Eh, ragazzi, Sherry è fatta così. Um, cioè, lei. Sente di avere ragione Cioè obiettivamente Da una parte non ha nemmeno tutti i torti Perché dice sai, chi lo obbliga Se non vuole che lo tratto in quel modo eh, Se ne andasse insomma no? Non stesse al gioco Ecco è questo che sostiene lei Quello che non riesce a capire però È che Per lei è un gioco Ma per Mirko no E Mirko non riesce proprio Ragazzi a ehm, A mettere la parola fine Cioè per lui il discorso che fa lui è magari se insisto, piano piano lei si convincerà e staremo insieme. Quello che non ha capito è che a lei invece di stare insieme a lui <coughs> non gliene frega una cippa lippa, va bene. Tesoro, sei sveglia? Oh, vai. Ora, secondo me, visto che comunque Michela... Ma dov'è Michela tra l'altro? È sparita? Perché io immagino Michela, l'ho detto anche tempo fa, come migliore amica. Tesoro, ti credo che poi ti ammali, ma te ne vai in giro con la bufera, non lo so, vabbè. Me la immagino comunque come mi migliore amica di ehm, Rebecca. Quindi azioni, forma un gruppo. Ecco, forma un gruppo con lei. Tu ovviamente, tesoro, mh, non hai più il gruppo, quindi magari potresti venire qui, vai qui insieme. Perché magari Michela avrà, eccola dove era, si sfogherà con lei. Tipo gioco per non aggredire tua sorella. Eh, lo so tesoro. Cherry è un, tip è un tipetto particolare. E lei la vede un po' giù, cercherà di rallegrarla. Tesoro, abbiamo capito a cosa stai pensando tu. Non è ancora il momento di sfornare un pargolo. Tesoro, non sapevo fossi qui, ma cosa è successo? Che ci fai qui? Non dirmi che hai di nuovo discusso con mia sorella. Quella è una lama certe volte. Non lo vuole capire. Ti rendi conto che non lo vuole capire? Che fa del male a Mirko in questo modo, con quel suo comportamento? Cioè, l'hai vista, dai. Non puoi. Non lo puoi negare. È pessima. Oh, ti prego, vieni qui. Tu dovresti. Dovresti dire a Mirko quello che provi, capisci? Cioè, mia sorella vive tutto come. Se fossimo nella casa delle bambole. Prima o poi vedrai che le scuole. Esploderà in faccia questo suo modo di comportarsi, ne sono sicura. Eh, lo so, tesoro. Che devi fare? Sherry è fatta così. Non possiamo farci niente. Però pure tu cerca, no? So che può essere una palla, mia sorella. N non è cattiva, è solo che è molto superficiale. Però forse in te quello che le dice poi anche lei. Cioè, se per te è così importante, se senti che Mirko è la tua stella, dovresti. No? Dichiararti Lo so, leggo un sacco di romanzi Ma, vedi, so che non dovrei Perdere tempo a prendere mosche Ma poi quando sto lì, non ce la faccio proprio Fai un'altra conversazione profonda Tesoro, devi provarci però Dai, non ci vuole una scienza per capire Che ne sei innamorata da sempre E che l'unico modo che hai È dichiararti, capisci? Eh? Devi fare tu il primo passo Perché loro non sempre ci arrivano <ride> Che cara Capisci? Vai e affronta la situazione con un sorriso. Tu sei una persona buona? Io lo so. Ok, perfetto. Hai ragione. Devo pensare che non esistono solo giornate di pioggia e cercare di. No? Sta dicendo lei. Di fare questo primo passo. Eh, certo che devi farlo, tesoro, il primo passo. E poi, ovviamente, ragazzi, come tutte le amiche. Eh, lei racconterà una storia coinvolgente e spettegoleranno un po' perché lo spetteguless. Mica siamo dinosauri, eh? Dobbiamo essere anche noi a dichiararci, capisci? Eh? E una volta dichiarati, vedrai che esploderà l'amore e anche un rannocchio diventerà un principe. Sì, abbiamo capito. Spettegolate, vabbè. Ho oh, preparato, tesoro. Mi fa tanto piacere. Poi vieni qua e prendi una porzione insieme. Mentre tu, cara. Te ne vai qui perché devi assolutamente uh, giocare una partita. Intanto, Dylan, caro, io risusciterei e andrei in bagno. Forse in questo episodio non ce la facciamo, ragazzi, ma magari off camera cercherò un po' di lavorare su... Um, no? Le abilità che deve sviluppare. Sediti qua, caro, che deve sviluppare il nostro Dylan. E una volta fatto, caro, ti prego, vieni a prenderti una porzione perché. cenate a orari che, dire, che sono improponibili a dir poco. Cara, dai, su devi salire di livello in videogioco. Puoi farcela. Tu devi compilare i rapporti. E è il giorno del rimborso, quindi dovremmo anche acquistare qualcosa. Giusto per non far fallire... Ecco, per non far fallire ragazzi il giorno del rimborso abbiamo acquistato questo quadro e l'abbiamo messo qua, quindi il giorno del rimborso può anche terminare vive e viva. <coughs> e i nostri sono qua che chiacchierano. Mi hai dato proprio tanto coraggio. Hai ragione, devo far cambiare musica nella, alla mia vita. Scoppierà una guerra, forse. Lui non, Magari non vorrà neanche più parlarmi. Però devo, devo dichiararmi. Però ti avviso, eh, Se mi dici di no, poi scappo. Eh, prendo il primo volo e scappo. E lui, vabbè, eh, ma ragazze, cosa succede? Sta chiedendo della giornata, ma vedrai che non ti dirà di no. È vero che è preso da mia sorella, ma quando capirà che lei continua a tirargli bibidonate, eh? Eh sì, caro, tu presentati, magari. Ah no, la conosci, ok, perfetto. Beh certo dai, non bisogna essere dei robot, bisogna rischiare nella vita. Anche se prenderai una palla in faccia, la vita non è da casa delle bambole, bisogna come dire impegnarsi. Desaro non ha molto senso il tuo ragionamento. Salve, salve signor Dylan. Ma sì, guarda, mio padre poi ne sa di amore, non vorrei che fosse come una... capito? Risultassi come una brutta macchia su una maglietta immacolata. Avete capito? <ride> Sarebbe comica la casa, no? No, tesoro, veramente ti stai capendo da sola però, vabbè, dettagli. E la nostra qui ha anche finito quello che doveva fare, quindi, io mi auguro che fra otto ore riuscirà a ottenere una promozione, ragazzi. Perché è il proposito. Quindi, direi, ragazzi che a questo punto, visto che sono curiosa come una scimmia, noi ci fermiamo un secondo qua. Manderei la nostra a riposarsi e direi che ci vediamo il giorno dopo per capire se ha ottenuto o meno la promozione. Allora, ragazzi, no, la nostra non andrà a lavorare perché non avevo considerato che c'era l'epifania di mezzo. Quindi, nel prossimo episodio, festeggeremo l'epifania in famiglia. Poi, finalmente, toglieremo tutti questi addobbi perché. Insomma per quanto siano belli la casa è stracarica e... <coughs> e quindi sì, cara inizia a cucinare sto pasto grandioso Anche se tu non ami eh, cucina va Fai sta colazione grandiosa dai può andare bene E sicuramente tua sorella infornerà Lei inforna perché sì, farà dei dolci al cioccolato premiscelati quindi ragazzi direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber, quindi andate iscrivetevi, campanelline attive e mi raccomando. Ragazzi ci tengo ad augurarvi veramente di cuore calmati perché uh, mettiti seduto guarda guarda le notizie in tv veramente di cuore ragazzi una fantastica vigilia di natale uh, divertitevi mangiate giocate uh, con uh, chiamate ragazzi veramente auguri a voi alle vostre famiglie e a tutte le persone a cui volete bene divertitevi divertitevi perché questi sono comunque giorni uh, perlomeno io li adoro quindi Sempre, sempre belli per quanto mi riguarda. Quindi, ragazzi, che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio ancora tanti, ma tantissimi auguri. Vi rimando come sempre al prossimo, festeggeremo l'epifania in casa Redfield sul Soul Simmers. E non.